Avezzano in festa per la partenza della tappa del Giro d'Italia. Avezzano-Napoli, si parte con Tadej Pogačar in maglia rosa, uno dei favoriti della tappa di oggi è Jonathan Milan, che abbiamo ascoltato poco fa. Jonathan, l'arrivo di Napoli con partenza da Avezzano, quanto ti piace la tappa? Beh, sicuramente la tappa è bella, interessante, bisognerà stare attenti un po' nell'inizio di tappa, perché comunque sarà molto veloce, per non lasciare andare via tante persone nella fuga. Sicuramente ci sarà tanta gente che ci proverà. Per quanto riguarda il finale, è bello e complicato e soprattutto ondulato e duro. Più oggi o più Francavilla per te? Oggi è bella duretta, vediamo, prendiamo giorno per giorno, però oggi, insomma, sai, negli scorsi giorni abbiamo cercato un po' di salvare le energie per quello che era possibile, era a cronometro, ieri si è cercato, insomma, è stata una partenza molto, molto dura, oggi si sta abbastanza bene per quanto riguarda anche questo, e quindi vedremo di fare il nostro meglio, però insomma sarà una gara, un finale bello complicato. Assessore Mario Quaglieri, Avezzano, la Marsica abbracciano il Giro d'Italia, la giornata, lo possiamo dire, perfettamente riuscita. La giornata perfettamente riuscita, un abbraccio caloroso da parte di tutta la Marsica e l'Abruzzo al Giro d'Italia, dove è nato ormai questo gemellaggio programmatico che ci vedrà sempre più protagonisti negli anni a venire. Come il prossimo anno, perché sentivamo sul palco? Ma il sindaco mi ha fatto una provocazione di organizzare e riuscire a portare la cronometro del Fucino qui in Marsica. Ci proveremo, dovrò solleticare anche la curiosità del presidente Marsiglio, che come sapete quando si mette in testa una cosa ci riesce, quindi cerchiamo di riuscire. Noi ci impegneremo e portiamo una cosa importante anche qui. Un aggettivo, Quaglieri, per descrivere il Giro d'Italia da Avezzano. Beh, il Giro d'Italia di Avezzano rappresenta oggi la storia, erano 21 anni che mancava, quindi immaginate la festa, lo vedete dalla partecipazione importantissima, ma è un mese che qui si organizzano giornate, feste, c'è apertura di tutti gli esercizi commerciali, serale, è veramente, si è rivitalizzata una città, una zona, un entroterra abruzzese che solo il Giro sa fare. Sindaco di Pangrazio, Avezzano abbraccia il Giro d'Italia, lo fa in grande stile con una piazza gremita e con tanto entusiasmo colorato di rosa. Beh, Avezzano è la città di Vito D'Acone, quindi come storia del ciclismo c'è e lo sente molto. Poi abbiamo organizzato una cosa fantastica, tutta questa gente che oggi è presente, non solo di Avezzano, un po' di tutta la Marsica, ha sentito e sente costantemente lo sport, in questo caso il ciclismo. Devo dire che è stata non solo la giornata di oggi, ma è stata ormai una settimana di grande festa e di grande serata e giornata in rosa. Una battuta per chiudere, la sentivo parlare sul palco poco fa, sindaco, parlava di cronometro del Fucino, che ci può dire? Beh, sicuramente proporremo al Presidente della Regione che l'anno prossimo Avezzano è pronta per la partenza del cronometro del Fucino. Girare per tutti i comuni della Marsica significa far vedere a livello internazionale le nostre bellezze, che sono tante, bellezze archeologiche, bellezze culturali, insomma bellezze della Marsica e di Avezzano.